Saranno più bollette del gas e aggiungo aboliremo anche quella della luce, in cambio l'avarizia. Daremo 1.000 euro a persona. 2.000. Il tempo passa inesorabile, rende la mente labile, si affollano i pensieri ancora più di ieri. Comportamento affabile, facilmente adducibile ad uomini menzogneri, intralazzi veritieri. Soldati assoldati, ai padroni assoggettati, denigrano, infangano ed agli stessi sono grati. Scambi proponibili, trasformazioni labili, obbligano i tuoi simili a correre pericoli. Politici corrotti, antichi e bigotti, ci tolgono i diritti se restiamo zitti. Accettano tangenti, cambiano gli eventi, per le persone oneste provocano tormenti. Ti ha sempre fatto credere che fossi tu a decidere, ti hanno detto non ti preoccupare, ci pensiamo noi a pensare. Resta lì tranquillo che non c'è l'equilibrio, fino a quando il tuo cervello arriva allo squilibrio. Ed è allora che la testa comincia a girare, ed è quando ormai si è perso anche l'ultimo ideale, che la tua coscienza riceve una scossa, quella voglia di cambiare che sale dalle ossa. E nasce un movimento dal risveglio popolare, e c'è chi all'improvviso si è scocciato di subire, tra un banchetto in piazza ed un gazebo sotto il sole, sempre tra la gente ad ascoltare cosa vuole. Il nostro messaggio è che l'unica opzione è scendere per strada e fare informazione, spiegare alle persone quello che succede, sperando poi che il popolo si ravvede. Noi siamo il nuovo vento, parliamo alla gente, cercando di spiegare cosa abbiamo in mente. Parliamo alle persone, lo facciamo col cuore, e questo è il nostro motto, o si cambia o si muore. Di notte, il freddo che ci assale, del buio che ci fotte, di ladri, di assassini, di altri tipi strani, di noia, di paura che non ci sia più un domani. Questa è la ballata della guerra, di un popolo ferito che è finito per terra, ma adesso si rialza, lo sente sulla pelle, adesso c'è il calore, brillano 5 stelle, e con questa ballata adesso parlo alla gente, cercando qui di esporre un mio pensiero frequente. Chiediamo il cambiamento, la discontinuità, abbattere il sistema e guarire la sanità. Acqua pubblica, villa comunale, luci spente, buio totale, città abbandonata dalle istituzioni, dopo che è stata vittima di infiltrazioni, ambiente abbandonato, fiume avvelenato, e c'è stato il bisogno, qualcuno si è svegliato, scafati in movimento, persone sempre attente, gente fra la gente come un tarlo persistente, a diffondere un messaggio, a fare informazione, a prendere il problema, a trovarne la soluzione. Noi siamo il cambiamento, non abbiamo ambiguità, il nostro ideale è un solo nome, di onestà.